È arrivato il momento di parlarvi di lei, la nostra nuova BB Cream che fa parte della linea solare di Conic, la linea smeralda. Questo è un prodotto importantissimo, un prodotto che io ho voluto perché per prima sono io l'utilizzatrice di una BB Cream Protezione 50. L'ho sempre utilizzata per quale ragione? Perché io mi sono macchiata, ahimè, il viso, e per me era un problema andare in spiaggia e mostrare le discromie del mio volto. Mi vergognavo moltissimo e quindi da lì in poi, mano a mano che lavoravo sul mio estetismo con ovviamente trattamenti e apparecchiature, acquistavo sempre le BB Cream Protezione 50 per andare in spiaggia, in piscina, per espormi, perché non mi andava, appunto, volevo avere un colorito omogeneo. Ed è il motivo per il quale, appena ho pensato di realizzare Smeralda la linea solare, il primo prodotto al quale ho pensato è stato questo. Quindi volevo proprio darvi un qualcosa che omogenizzasse il colorito, che però vi proteggesse il viso dalle radiazioni dagli UVA e dagli UVB con una protezione alta 50, e però mi interessava moltissimo anche che avesse un qualcosa di anti-age, no, all'interno, quindi che non si limitasse ad idratare il viso. Adesso ve la spiego. All'interno di questo prodotto ho voluto mettere per prima cosa il collagene idrolizzato. La parola idrolizzato significa scomporre in molecole molto piccole, in peptidi, il collagene, che per sua natura sarebbe una molecola molto grande che non arriverebbe al derma, mentre invece, avendolo idrolizzato, possiamo permetterci di scinderlo e farlo arrivare in profondità. Il collagene, si sa, è ovviamente un forte restitutivo a livello di idratazione, di anti-age. Il collagene noi purtroppo non lo produciamo più dai 26 anni in avanti come prima, perdiamo la produzione di collagene dell'elastina e quindi fisiologicamente invecchiamo. Il fatto di mettere il collagene all'interno di una protezione 50 è stato per me una sfida importante, perché non è un semplice solare, diventa anche una crema anti-age nel contempo, e per me il sole, lo sapete, invecchia, per cui amo prenderlo, mi metto nei panni delle donne come me che amano prenderlo, però non si vogliono ovviamente prendere i rischi. Quindi collagene idrolizzato, burro di karité, serviva ovviamente qualcosa di restitutivo, malva, fortemente idratante, vitamina E, anche qua tripudio di idratazione, e aloe vera. Aloe vera, facciamo prima dire le cose che non fa rispetto a quelle che fa. L'aloe vera è un cicatrizzante, è un riparatore, è un antibatterico, un sacco di proprietà importanti. Ma ora voglio farvi vedere come la stendo, la resa com'è, l'effetto del colore, e voglio che me la vediate indossata. Ora, un prodotto ovviamente va visto anche indossato, perché è un prodotto anche cosmetico, cioè un prodotto, una BB cream è una crema colorata fondamentalmente, no? Quindi la cosa importantissima è la quantità del prodotto, non dovete metterne poca, perché non dovete dimenticare che questa è una protezione 50, quindi dovete avere uno strato abbastanza importante su tutto il viso. E io noto che il discorso delle quantità è una cosa che va assolutamente spiegata bene. Quindi per il mio viso, per una protezione seria, questo è il quantitativo. Voi direte è tanto, vi garantisco che è il quantitativo corretto. Quindi adesso andiamo a stenderla. E la cosa bella di questo prodotto, adesso vi faccio vedere la luminosità che dà. La cosa bella di questo prodotto è che non è coprente, quindi non avrete l'effetto fondotinta coprente, ma l'importante è che quando voi la mettete vi sentite una quantità di prodotto abbastanza piena sul viso, quindi la pelle dovete farla assorbire come una crema, dovete massaggiarla, ok? Quindi questo è l'effetto che dà, quindi va massaggiata e fatta assorbire in modo tale che prima di andare in spiaggia voi siate già protette. E adesso vi faccio vedere l'effetto visivo. Allora, la prima cosa che vi faccio notare è che le mie mani non sono piene di fondotinta, no?
è più che altro una crema. Ho voluto abbassare le polveri colorate per non ottenere un effetto fondotinta coprente, perché non era il caso secondo me, però comunque un effetto cosmetico molto bello, luminoso e di come dire, omogenizzazione del colorito stesso. Con quell'effetto BB cream ce l'abbiamo tutto. Abbiamo il collagene sul viso in questo momento, l'aloe, il burro di karité, la vitamina E, quindi abbiamo un tripudio di idratazione, siamo belle perché abbiamo un colorito sano e omogeneo, e quindi possiamo anche andare in spiaggia, esporci al sole con una protezione 50, che è fondamentale. Io sento molte donne che utilizzano la protezione 20, la protezione 30 al viso. No, sul viso bisogna utilizzare una 50, perché il viso si impoverisce di più rispetto al corpo, perché il viso è esposto 365 giorni l'anno a qualsiasi intemperie, a qualsiasi tipo di agente inquinante atmosferico, e ovviamente il sole in questo senso facilita la comparsa delle rughe. Quindi il viso ha bisogno di una protezione 50. Non crediate che mettendo una protezione 50 la bronzatura non ci sia, o no, sono tutti miti da sfatare. Avrete una bronzatura sicuramente, come dire, non vi scotterete, sarà più lenta, però sarà più dorata, sarà più prolungata, sarà più sana, quindi vi durerà di più. Ok, questo è fondamentale. Adesso vi farò una prova con due Kleenex bianchi per farvi vedere che li appoggerò e non avranno un effetto, cioè non coloreranno il Kleenex bianco, quindi non avrà l'effetto fondotinta, non macchia, e quindi andrà subito in assorbimento, perché anche adesso che io mi tocco è già andata in assorbimento. Considerate che io ne ho messa tanta, perché mi sono messa nei panni di una persona che va in spiaggia e ci sta per 5-6 ore. Vi faccio vedere con due Kleenex, tamponandomi, che il prodotto si asciuga e quindi i Kleenex sono perfettamente bianchi dopo l'utilizzo, quindi non avrete l'effetto diciamo fondotinta coprente che attraverso il sudore del sole lo buttate fuori, perché il prodotto penetra, si assorbe molto velocemente, quindi non è un fondotinta coprente, è una crema colorata, leggermente colorata, che però ha all'interno componenti anti-age, ok? Quindi non vedetelo come una protezione 50 soltanto, è un prodotto con protezione 50 specifico per una persona che vuole preservare e lavorare sulla ruga. La nostra BB cream. Ovviamente vi consiglio l'applicazione anche nel collo, quindi mai solo nell'ovale del viso, e come tipo di applicazione io devo ricordarvi che se voi al sole ci state una giornata intera non basterà un'applicazione soltanto, perché immagino che farete dei bagni, immagino che comunque la sudorazione ci sarà, per cui l'applicazione va ripetuta almeno 2-3 volte a seconda del tempo in cui voi vi esponete al sole, per essere sicure e tranquille di avere sempre la protezione addosso ed essere sempre ovviamente protette. Altra cosa importantissima sono gli ml. Abbiamo voluto fare 50 ml, non 30. In genere le BB cream hanno tutte 30 ml, o sono tutte un quantitativo che si aggira intorno ai 30 ml. Io ho voluto fare gli ml di una crema viso, perché questa va utilizzata anche d'inverno, nel periodo invernale, cioè non è solo un prodotto solare. Una persona che ha bisogno e che non ama il fondotinta, non ama un effetto molto coprente, ma vuole comunque idratare il viso, potrebbe tranquillamente utilizzarlo in tutto il periodo e il tempo dell'anno, non necessariamente nel periodo solo estivo. Quindi ecco perché i 50 ml, perché è un prodotto da giorno, è una crema a giorno che va messa prima di andare al lavoro, che può essere messa diciamo come crema che non è corposa, che non è un prodotto forte o troppo appunto intenso, ma è un prodotto che può essere utilizzato tutti i giorni, sia nel periodo estivo, soprattutto nel periodo estivo, che in quello invernale, perché vi ricordo che anche d'inverno ci sono delle giornate con un sole importante e quindi noi siamo protette e evitiamo la macchia, che è uno tra gli estetismi più difficili, ve lo dice un estetista, su cui lavorare. BB cream, linea smeralda, tutta per voi.